tanti ragazzi oggi una routine, ma giusto d'allenamento, non è una routine. Se vi piace è valida, tutte le routine sono valide. Io la chiamo una routine d'allenamento perché ci aiuta in una conta ottica per un gioco che è comunque un self-working, un packet trick, chiamiamolo come vogliamo. Cioè io, a me non piace dare una definizione esatta a un gioco, però guardiamolo e poi capite perché. Ok, allora, la routine è questa. Abbiamo alcune carte che andiamo a mescolare alla meglio, insomma. Dopodiché ne prendiamo una, mettiamo caso questa, e la mettiamo da parte. La mostriamo come abbiamo solo carte rosse. Cosa importante da sottolineare, perché l'unica carta estratta è un 10 nero. Ora, se lasciamo, faccio in alto queste carte e diciamo le sì, lasciamo faccio in alto e le distribuiamo così una a una. Succederà che cosa? Che da una parte avremo sempre carte rosse e dall'altra, anche se non l'abbiamo mai vista, abbiamo un jack, una donna, un K e una bella Royal Flush. Questo era l'effetto. Una sola tecnica, che è una conta ottica, e questa routine. Dato che la ripete diverse volte, in quanto è l'unica tecnica che è riportata, ci aiuta a studiare. Quindi, andiamoci sotto, andiamo a vedere nel dettaglio e buon lavoro a tutti. Spiegazione: questa è una routine che io chiamo routine di allenamento. Abbiamo 6, 7, 8, 9, 10 cuori, quadri e sempre 7 di quadri, 9 di quadri, 6, 8, 10 di cuori. Così per dare un senso nella conta ottica che abbiamo diverse carte rosse. E poi abbiamo una Royal Flush, 10, Jack, Donna, K, Asso, di picche. Fate come vi pare, cambiate questo in nero, mettete una Royal Flush di cuori, insomma, liberi, sentitevi liberi. Le nere sopra le rosse, i due 10 al centro. Diciamo di mescolare le carte, ma in realtà noi le invertiamo nell'ordine, a una alla volta. Diamo un senso di miscuglio, ma per carità sappiamo benissimo che non stiamo mescolando niente. Apriamo a nastro, diciamo di prendere una carta qualsiasi e prendiamo la quinta carta dal lato, che è il 10 nostro nero. E lo lasciamo coperto sul tavolo. Ora siamo pronti per la conta ottica. Sfiliamo l'ultima. E le giriamo prima il mazzetto, faccio in alto, torniamo al mazzetto di dorso e mentre posiamo la prima giriamo l'altra. Quindi ottica perché noi in realtà mostriamo sempre le ultime due carte, anche se alternandole diamo l'idea che abbiamo buttato a terra due rosse, ma stiamo buttando a terra una nera e una rossa. E ripetiamo fino alla fine. Apriamo da sotto, giriamo il mazzetto, scarichiamo la prima del mazzetto e poi l'altra rossa sotto, ancora una volta, mazzetto, scarichiamo e la singola, ancora una volta, mazzetto, scarichiamo e la singola e l'ultima, il 10 in cima. Ora mostriamo, diciamo che su tutte le carte rosse l'unica carta che siamo usciti a mettere da parte era il 10 nero, ma volendo fare di più. Giriamo il 10 rosso e ricordando che abbiamo scaricato come ultima carta la carta rossa, ovviamente cominciamo a distribuire dalla carta rossa, una sulla rossa, una sulla nera, una sulla rossa, una sulle nere. E sorpresa delle sorprese, quando andiamo a girare le rosse, noi abbiamo una scala a colore e le nere si presenteranno come una meravigliosa Royal Flush.
come avete visto, nulla di difficile e come sempre un po' di buona volontà. Il resto va da sé. Ciao, alla prossima.